Prosegue anno dopo anno il progetto per il ripopolamento dei torrenti e dei corsi d'acqua della provincia di Lucca con una specie altamente selezionata di trota faria autoctona. Sabato mattina all'incubatorio regionale del Rio Villese nel comune di Barga, dove sono nati da febbraio più di 300.000 vanotti, con la supervisione dell'esperto Pierpaolo Gibertoni e con il supporto dell'assessore del comune di Barga Pietro Nesti, è avvenuta un'altra considerevole distribuzione. È la seconda distribuzione che facciamo, l'altra settimana abbiamo fatto Barga Coreglia, Camporgiano e La Versilia e oggi facciamo il rimanente territorio, rimane fuori Bagni di Lucca e con questa semina qui siamo riusciti a mettere nei nostri torrenti circa 300.000 vanotti di trota mediterranea. Il progetto è importante non solo per il ripopolamento attuale, ma anche perché nel corso dei prossimi anni favorirà, direttamente nei corsi d'acqua della vallata, la nascita di una specie nativa particolarmente pregiata. Diciamo che la popolazione delle trote del cerchio è stata incrementata e soprattutto è stata qualificata immettendo ogni anno materiale autoctono. È ovvio che le problematiche dei nostri fiumi sono tante, i cambiamenti climatici, i prelievi idrici, forse anche l'iperdensità dei predatori, quali per esempio cormorani ed aironi. Ciononostante le notizie che arrivano dai territori, cioè il feedback di ritorno, è quello che la pescosità è incrementata, ma soprattutto che è tornata a esserci una buona riproduzione naturale. La distribuzione di 130.000 vanotti ha coinvolto le associazioni dei pescatori e dei volontari della Valle del Cerchio, che hanno poi depositato gli vanotti nei corsi d'acqua. Questo sabato ha riguardato i corsi d'acqua di Gallicano, fabbriche di Vergemoli, di diverse aree della Garfagnana e della zona di Borgo Ammozzano. Il tutto, come si può vedere, è avvenuto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza imposte dall'emergenza coronavirus. Gli scorsi anni la distribuzione era un vero e proprio evento, un momento di festa per tutti i volontari che vi partecipavano. Stavolta si è dovuto per forza di cose scaglionare la distribuzione, con l'ingresso nell'area dell'incubatorio di un solo volontario per volta. La vanotteria del Rio Villese in questi anni ha svolto un ruolo importantissimo nel progetto che ormai risale a più di 10 anni fa. Qui da diversi anni a questa parte viene curata prima l'incubazione delle uova e poi la crescita degli avanotti, con il particolare impegno volontario di Pietro Nesti, che ha sempre coordinato sul campo le direttive del servizio regionale dell'Unione dei Comuni. Importantissimo è stato poi il lavoro di esperti come Pierpaolo Gibertoni, che ha curato in particolare la selezione delle trote fario che poi hanno dato vita a tutto il progetto.